stato un bel buongiorno dopo la notte magica di San Giovanni che ha rinnovato antiche tradizioni, quello che Ilaria, Elia e Bruna hanno dedicato ai montesilvanesi che si sono ritrovati sul tratto di spiaggia all'alba tra Bagni Bruno e Sabbia d'Oro. Ci siamo sentiti emozionati e forse parte della natura, sì, parte di questo mare. È come se avessimo al tempo stesso noi qualcosa, un teatro da vedere. I tre artisti che hanno dato vita al gruppo Nerei hanno raccontato nel loro spettacolo la storia d'amore tra due strumenti musicali, un clarinetto e un pianoforte, che pian piano ha preso forma anche grazie alla voce narrante. Un primo appuntamento tanto atteso quanto taciuto, e allora le corde prendono a vibrare e disegnano membra che vanno ben oltre il senso della corporeità. Sono anni che pensavamo a qualcosa da fare su questo tratto di spiaggia, soprattutto all'alba, e quest'anno abbiamo iniziato questo percorso. Devo dire che il riscontro è stato positivissimo, siamo felicissimi. I miei più grossi complimenti poi vanno agli artisti, che sono stati davvero bravi e capaci di rendere incantevole questo posto, ancor più di quello che è, e soprattutto questa mattinata. Le prime luci del giorno hanno reso omaggio alla notte più magica dell'anno e al solstizio d'estate, e l'incontro tra la musica, la danza e la scrittura ha fatto il resto. Due amanti si raccontano e le candele resistono forte al vento.